anche prima, ecco, no? Torniamo al telefono, torniamo con voi. E pronto, buongiorno. Sì? Buongiorno. Scusi. Siamo in diretta, siamo insieme. Scusi. Con chi parlo? Sono in diretta. Sì, siamo insieme, buongiorno. Scusa, io volevo solo dire, avete detto, beh, un'altra che parla, non sono io. No, no, è lei, è lei, è lei. Non sono io. È lei, è lei, è io la sua voce. Io vorrei dire, avete detto di tutte le mamme, no? No, 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 non tutte, ci come? Mancherebbe. Non tutte le mamme, ci mancherebbe. No, non tutte, no, ci quelle che ha capito. Ci mancherebbe. Io ne conosco una che lo fa perché il figlio ha problema, deve farlo, se vuole vivere in casa. No. Capito? No, 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 che cosa? Allora, una mamma col figlio deve farlo perché il figlio ha problema, se vuole vivere in casa, per tenere il figlio calmo, quello lo so sicuramente. Per tenere il figlio calmo? Sì, un figlio che ha problema lo fa per forza. Ci sono... Quello non è stato detto, però c'è anche un caso così, che io lo so. Non è il mio, per carità, io non ho anche figli maschi. Però io sono una mamma che ha quel problema lì. E questa mamma fa una cosa contro la sua voglia, contro la sua volontà. Per certo. Chiamare il figlio. Capite? Oh mamma mia. Esistono delle strutture. Ha dei problemi, non esce fuori via. Ecco, ma i problemi... Scusi. I problemi quali sono? Sono problemi di salute? Sono problemi di tossicodipendenza, violenza? Quali sono i problemi? Ha avuto dei problemi, è venuto malato. E non ha donne, non è obbligata la mamma. Ma è obbligata... Vanno avanti, se no non vanno avanti. Ma è obbligata da questo figlio? Sì, è obbligata. Il figlio la obbliga a fare determinate cose? Così vanno avanti, lui non c'ha donne, non c'ha problema. Cioè, ma dove sono loro così? Non è stato detto, però c'è anche quelle povere mamme lì. Beh, allora, mi faccia capire una cosa. Sì. Questo figlio... Io sono lontano dalla televisione. Sì, spero che lei mi possa ascoltare. Questo figlio, il problema che ha, ha un problema di salute, ha un problema di... È un problema che il figlio ha di testa. Dà di testa. Salute non è un figlio normale. Era normale, poi non è più. Comunque la mamma deve fare così. Così mamma e figlio vanno avanti assieme, se no cosa succede in quella casa con un figlio così, senza donne? No. Ecco, quello volevo solo dire che è un caso che non avete detto e c'è anche quel caso lì. No, ma insomma, allora io sono qua per parlarne, a me queste storie mi fanno veramente, mi sanno di strano, sono contro natura, un figlio così andrebbe curato. Ha ragione, un figlio però, così. Se trova una mamma con un figlio così, che io lo so che ci sono. Va aiutato. Come? Va aiutato, va portato in una struttura, posto, non te lo tieni in casa. Che va dietro a tutte le ragazze del paese, lei capisce, un uomo è un uomo, se la mamma lo accontenta, lo calma, loro riescono a vivere in casa. Cosa fa con quel figlio? Allora, cosa ne fa di quel figlio? Non avendo delle donne, le si concede affinché allora, si calmi l'istinto. Mamma mia, quello lì lo so, è un caso che così la mamma lo accontenta, lui si... Insomma, ecco, così. La saluto, però quello lì lo so. Quella mamma cosa deve fare? Vedo, con un figlio così. No, quella mamma deve uscire, deve farsi aiutare, deve andare da qualcuno. Ma aiutare da chi? Ma come da chi? Non può, è già fuori di testa, è già curato. Lei ma non cura, è una cosa normale! Lo porta di qua, lo porta di là. Non è normalità! Ma come le fa? Lo mette in manicomio, che non ci sono più. No, quello lo so. Ma non è normalità!
Non è la normalità, mi scusi. Lo so che non è la normalità quello. Allora, se un uomo non viene guardato perché è brutto, questo non sta a significare che la mamma ci deve... Non importuna già tutte queste ragazze dove vanno in giro. Se la mamma non è, e me capisce, boh. Ecco, io sono vecchia e queste cose lì non le sapevo, le ho sapute che poco. Però, e lo so sicuramente, non c'è problema. Li riesce a tenerlo, corregito queste ragazze, però magari non avendo tanto fame, parlando proprio male. Capisce? A lei chi è che gliel'ha raccontato? Lo so, non l'hanno raccontato, lo so. Come fa a saperlo? Lo so da persone che lo sanno veramente. Insomma, perché queste cose si fanno e si dicono. Queste cose si fanno e si dicono, ci si incontra... Nei paesi piccoli le cose, qualche parola gli scappa, No, certo. Non è una novità quella lì, ma quella lì, con figlio maschio in casa, con quei problemi lì, ci sono, altro che... Però sì, è stato detto alle madri tutte le cose, delle madri... Le madri col figlio, normale, nel modo più assoluto. Che squallore. Ma quella lì, lo so, che deve farlo. Che squallore. Però solo vedi, mezzo lì da tenerlo calmo. Sta anche giustificando. Che squallore. Quello lì, sì, è squallore. Mamma mia. Ma chi lo fa apposta con un figlio normale? Mamma mia. E altro che squallore. Mamma mia, grazie. Comunque la saluto, devo solo dirle quello. Che no, grazie. Mi ha illuminato su una cosa che non sapevo questa mattina. Non lo sapevate, mi ha detto un'amica e me ne ha detto anche di uno che era su una carrozzella e la mamma doveva qualcosa. Le povere mamme, quelle sì, le altre che ha detto, tutte quelle che ha detto sono da buttare nel fuoco. Allora, devo andare in pausa, poi voglio parlare con la dottoressa Camilla perché è lì che sta scalpitando. Grazie mille, buona giornata. Prima di andare in pausa.